Questa è l'Endorphin Speed 3 di Saucony. Queste sono le altre scarpe della linea Endorphin, a partire dalla prima fino all'ultimo modello, inclusa la Pro 3. Qui sta piovendo, ma ad ogni modo queste sono le 10 cose che ho apprezzato più di questa scarpa, partendo ovviamente dalle specifiche. Il primo modello l'avevo amato particolarmente, avevo fatto la recensione con Andrea. Il secondo modello anch'esso con Andrea. Il terzo modello, la versione che è stata lanciata in colore rosa alla Fashion Week di Parigi, l'avevo fatta con Cristina. Questa invece è la mia impressione dopo oltre 100 km, l'ho utilizzata in molteplici condizioni, dal caldo a 40 gradi fino alla pioggia. Queste sono comunque le 10 cose che ho apprezzato di più di questa scarpa. In primo luogo, qui sta iniziando a piovere, ma the show must go on. Ho apprezzato le specifiche tecniche, perché la scarpa è comunque pesante, solamente 229 grammi nella taglia US 9, ha un drop 8, 36 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede, l'altezza dal suolo è stata alzata di 1 mm, è stata allargata anche nell'avampiede, la cosa ha permesso paradossalmente di far sì che questa scarpa possa essere utilizzata da un maggior numero di podisti amatori. La seconda cosa che ho amato particolarmente di questo nuovo modello è che la stabilità della scarpa stessa è migliorata significativamente grazie all'ampiezza nell'avampiede, ma anche alla rigidità nella parte posteriore del tallone, cosa che invece nelle versioni precedenti, in particolar modo nel primo modello, ma anche nel secondo, era un po' meno accentuata e necessariamente obbligava il podista amatore, soprattutto non evoluto, ad avere dei problemi di stabilità, e nonostante la reattività di questa scarpa poteva creare problemi soprattutto nelle lunghe distanze. In terzo luogo, ho apprezzato la flessibilità della scarpa stessa, che in questo caso si piega completamente, però al tempo stesso vi consente una reattività importante rispetto al modello precedente, che comunque si piegava più o meno allo stesso modo. Sicuramente questa scarpa vi consentirà di correre pure i lenti, però quelli svelti e sicuramente qualificati. Mentre non la consiglio per tutti coloro i quali volessero in effetti uscire a fare un walk in the park. Ho anche apprezzato il fatto che sia stata mantenuta la piastra. Sembrerebbe, in effetti ci siamo sbagliati nel primo video, che ci sia soltanto un cuneo mediale, ma in realtà la piastra è formata a forchetta, cosa che garantisce la stabilità, che oltremodo gestita dallo spazio nell'avampiede più importante. Sappiate comunque che questa scarpa ha una reattività importante, ma la flessibilità garantisce di poter essere utilizzata per più ritmi e per più velocità. Ho anche amato il fatto che sia stata mantenuta la famosa intersuola in Power Run PB, ossia in Peba, intersuola che consente una reattività fuori dal comune. Nei miei test ho notato che soprattutto questa scarpa fosse leggermente più morbida rispetto ai modelli precedenti, soprattutto correndo a ritmi più alti, cosa che ha garantito al sottoscritto di poter amare la scarpa sia da ritmi che vanno dai 5 al chilometro fino addirittura a ripetute dei 400 metri corse alla velocità massima possibile per un cinquantenne. Ho anche apprezzato lo spazio nell'avampiede, che è assolutamente migliorato, soprattutto in larghezza, forse non in altezza e in volume. Questa cosa rende di fatto la scarpa utilizzabile, come già dicevo prima, anche per i lenti qualificati, cosa che invece almeno nei primi modelli non era necessariamente il caso. La scarpa era pensata per essere utilizzata solamente per le gare e per le corse davvero svolte in maniera molto intensa, mentre oggi questa cosa non è necessariamente vera, al punto tale che secondo me la scarpa potrebbe essere utilizzata grazie soprattutto al fatto che nel tallone abbiamo una rigidità strutturale più importante rispetto al passato, uno spazio più importante, potrebbe essere utilizzata per correre i lenti a tutte le velocità, soprattutto per coloro i quali dovessero preparare una maratona autunnale. Ho inoltre amato la tomaia, che si è dimostrata molto più traspirante. Alcuni di voi vedranno questa recensione in estate, cosa che mi ha permesso di correre anche a 40 gradi, mentre nelle versioni precedenti era comunque buona, ma secondo me è migliorata ulteriormente, anche perché le sensazioni sono migliorate. È cambiata anche la linguetta, che ora è molto più piatta rispetto al passato, ha una struttura a soffietto, e secondo me i lacci vi consentono comunque di tenere la scarpa davvero ben allacciata.
Ovviamente il mio consiglio è di prendere lo stesso numero, questo è mezzo numero in più, è un 9,5. Credo che sia meglio utilizzare lo stesso numero, se non addirittura mezzo numero in meno, soprattutto se la dovesse utilizzare per gareggiare, ma credo che lo stesso numero sia la soluzione migliore per tutti coloro i quali volessero utilizzarla per tutte le distanze. Tra l'altro sarebbe davvero giovanile, ho comprato un filtro che mi toglie le rughe, se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni, ne sto preparando a bizzeffe in modo tale che poi siate informati in maniera precisa di quali scarpe comprare da qui fino a Natale. Ho apprezzato anche la versatilità della scarpa stessa, che vi consente di correre dalle ripetute 400 metri fino a un lungo di 30 km, non so se la utilizzerei per la maratona, causa instabilità che comunque è rimasta visto la struttura della scarpa stessa. Per la maratona invece consiglierei le Pro 3, che comunque vi consentono di correre davvero velocemente anche grazie alla piastra con fibra di carbonio che vi consentirà di proiettarvi in avanti. Comunque questa scarpa la raccomando a tutti coloro i quali volessero correre dai 3 o forse 3,15 fino ai 5 al chilometro. Poi ovviamente ci sono delle soluzioni anche in casa Soconi che vi consentono di correre tra virgolette più lentamente. Penso comunque che la flessibilità sia migliorata significativamente rispetto ai modelli precedenti. Ovviamente non la consiglio come scarpa unica, perché è verissimo che alle velocità più rapide vi consente una proiezione in avanti, ma al tempo stesso una morbidezza eccezionale. Al tempo stesso ho verificato con i sensori, ma non ve li posto perché non vorrei sembrare troppo nerd, ho verificato che questa scarpa vi consente un rimbalzo leggermente superiore rispetto al modello precedente e al tempo stesso una stabilità che ho verificato sulla mia caviglia destra con un angolo di pronazione inferiore di circa il 10% rispetto al modello precedente. Sappiate comunque che questa scarpa resta una scarpa neutra anche per le caratteristiche, per l'altezza dal suolo, e vi consiglio invece di utilizzare le Tempus, delle quali farò una recensione prossimamente, per tutti coloro i quali avessero problemi di stabilità e al tempo stesso volessero correre più velocemente. Infine, questo non è un dato trascurabile, ho apprezzato il battistrada che secondo me è indistruttibile ed è addirittura migliorato. Nelle versioni precedenti c'era una sorta di binario nella parte centrale che secondo me aveva un problema legato ai cambi di direzione e soprattutto durante queste giornate di pioggia poteva creare dei problemi. È migliorato sensibilmente rispetto al passato, mentre è rimasta la caratteristica unica secondo me che questo battistrada risulta indistruttibile, al punto tale che il primo modello l'ho utilizzato per oltre 1000 km e poi mi si dice che comunque io cerco di vendere scarpe, in realtà cerco solo di fare recensioni. Credo che questa scarpa abbia come principale difetto il fatto che sia meno flessibile rispetto al modello precedente, ma al tempo stesso, visto che è più tra virgolette morbida, comunque vi consentirà di apprezzare, amare le corse lente e veloci al tempo stesso. Non amate, secondo me questo è il secondo problema, correre sulla pista bianca, perché credo che questa scarpa sia adatta soltanto per l'asfalto. Infine, in questo momento di crisi energetica sicuramente molti di noi stanno pensando ad acquistare il modello precedente che è venduto super scontato. Mi è stato chiesto sulla mia pagina Ko-fi se suggerivo il modello 2 oppure il modello 3. Sicuramente questa scarpa è venduta a un prezzo di listino abbastanza importante, di questo è un upgrade sostanziale rispetto al modello precedente e di conseguenza lo suggerisco a tutti i podisti amatori sotto i 75 kg che volessero correre le lunghe distanze, ma anche eventualmente corsa a 360 gradi, tranne i lenti rigeneranti. Credo che sia una scarpa che abbia la durata tra le più importanti del mercato, grazie comunque alla piattaforma in Payback, o quindi in Powerrun BB. La suggerisco a tutti i podisti amatori sotto i 75 kg, ve la suggerisco davvero, credo che non sarete delusi. Ovviamente questa scarpa mi è stata fornita per la recensione da Soconi, quindi potrei non essere davvero imparziale. Io nel frattempo comunque vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Comunque qui sotto metto i link per gli acquisti. Ovviamente suggerisco di andare in uno dei negozi specializzati Soconi che vi spiegherà in dettaglio tutto quello che non sono riuscito a raccontarvi oggi. Ciao, alla prossima!